Buongiorno, buongiorno. Benvenuti a Blitz, puntata dedicata al grande fenomeno, alla grande festa della musica brasiliana, ma puntata dedicata innanzitutto a un brasiliano che si sta facendo onore allo Stadio Olimpico di Roma, linea Giorgio Martino. Infatti il brasiliano è quello che ha deciso finora il risultato del primo tempo, si tratta di Paulo Roberto Falcao che ha inventato. Tante volte noi abusiamo di questi termini immaginifici, ma è veramente il caso di usare il termine invenzione nel caso del gol segnato da Falcao al 33° e mezzo del primo tempo, un calcio di punizione da molto lontano, ha tirato direttamente in porta quando nessuno, francamente nessuno, se lo aspettava. Tutto lo stadio è gremitissimo, c'è il record di presenze come sempre, c'è l'incasso che è di oltre 600 milioni, nel giro di 4 giorni la Roma ha incassato oltre 1,5 miliardi. Noi siamo in diretta qui dall'Olimpico via satellite con l'America del Nord e con l'America del Sud che sta seguendo in diretta questa partita. Vicino a me c'è uno che abbiamo sempre definito un lettore di sport e di costume. Oggi è nella veste di lettore e di scrittore, soprattutto di costume, vale a dire Antonio Ghirelli, che domani sul Corriere della Sera farà un qualche cosa non sullo sport, ma che dipende dallo sport. Buongiorno direttore. Siamo sulla città e in questo senso io vorrei congratularmi con il mio vecchio amico Minà per la trasmissione di domenica scorsa su Roma, che è stata una delle più belle, più complesse, più articolate e suggestive trasmissioni televisive, e mi pare che sia stata profetica questa trasmissione, perché veramente la protagonista, l'eroina di questa partita e di quella col Colonia non è solo la squadra, ma è la città di Roma, no? Questa è una grande festa romana e dobbiamo dire che finora abbiamo avuto, facciamo le corna, anche un po' di fortuna. L'Inter ha mancato 2 o 3 grandi occasioni, un palo. La Roma tuttavia ha gettato sulla bilancia, forse stanca, forse logorata dalla grande prova contro il Monaco, però ha gettato sulla bilancia tutto il peso della sua classe. E non è un caso che il gol sia stato segnato in quel modo dall'uomo di maggior classe che la Roma ha. Grazie Ghirelli, io Gianni ti restituisco la linea perché torno subito a fare il collegamento in diretta con gli Stati Uniti, il satellite sta partendo. Grazie, a anche perché gli accordi con la Lega Calcio non ci permettono di riprendere le partite in diretta del campionato e quindi dobbiamo uscire velocemente. Ho detto puntata dedicata alla musica brasiliana, la musica brasiliana è uno dei grandi fenomeni della cultura popolare moderna, ma dicono sempre che da questa trasmissione, in particolare da me, arrivano delle bordate contro l'industria discografica. In realtà in questo caso l'industria discografica non ci ha fatto conoscere abbastanza e come si doveva questa musica, perché in quel tempo scoppiava il fenomeno del rock e quindi il potere economico favoriva un'altra musica. Ma certamente gli artisti che vi presenteremo oggi valgono i grandi della musica jazz e rock e speriamo in futuro possano avere lo stesso successo e non solamente essere dedicata a essere una musica dedicata a una cosiddetta elite. Dunque una musica non di elite, musica di massa, musica di divertimento, musica di malinconia, come tutte le espressioni e le comunicazioni. A noi in quei lontani anni del dopoguerra questa musica arrivò con i cartoni animati di Walt Disney. Era l'unico filtro, il tramite che ci era permesso dopo una guerra in cui avevamo perso. Eccoli qua. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato inzoneiro, vou cantar-te nos meus versos. O Brasil samba que dá bamboleio, que faz ginga, o Brasil do meu amor, terra de Nosso Senhor Brasil. Brasil, pra mim, ora te mostrerò il paese della samba. Samba? Cosa samba? Ah, la samba
Questo era il Brasile che ci proponevano subito nel dopoguerra. Era un Brasile mediato, come avete visto un pochino da Hollywood, il Brasile delle banane, dell'esotismo, un Brasile da bellezze al bagno. Era il famoso Tico Tico eseguito da Ethel Smith, percussioni e esotismo un pochino in cielo. Fa ma bello, eccolo qua. E dal samba, diciamo così, in plastica, hollywoodiano, al samba quello vero, quello che ha conquistato e sta conquistando il mondo. Toquinho, samba da rosa. Posa pra se ver, pra se admirar. Posa pra crescer, rosa pra brotar. Rosa pra viver, rosa pra se amar. Rosa pra colher. Rosa pra dormir, rosa pra acordar, rosa pra sorrir, rosa pra chorar, rosa pra partir, rosa pra ficar, e se ter mais uma rosa mulher, rosa pra se ver. Pra ficar e se tem mais uma rosa mulher. É primavera, é a rosa em botão. Ai, quem me dera uma rosa no coração. Rosa pra se ver, rosa pra crescer. Rosa pra viver, rosa pra te amar, rosa pra colher. Toquinho con alcuni dei migliori solisti che in questo momento ci siano in Brasile. Vedete qui dei visi ormai familiari in Italia: Zeitona, Mutinho, Zarubens, Papece, Luciana. Sono venuti in Italia ormai tante volte con il grande Vinicius de Moraes, con l'uomo che ha storicizzato il samba, l'ha fatto diventare un fatto non solo nazionale, un fatto di tutto il mondo, una proprietà, una ricchezza di tutti. Parleremo di lui come della spina dorsale di questa musica. È vero.
Io, guarda, Vinicius ha aperto la porta per tanta gente, no? E credo che sarebbe felice se erano insieme a Silvia Maria, Eliana Esteban e Bel anche. Perché nella cultura, nella filosofia del samba c'è questo grande amore per la donna e Vinicius in particolare amava molto le donne. Ed è qualcosa che si fa sempre fatica a dire, perché sembra che si dicano delle cose ovvie, e invece è vero, credo. È vero, Vinicius. La sensualità è dentro il samba. È tutto insieme, la sensualità, il samba, la donna, la chitarra, che è anche una donna, no? E che tu ti stringi come fosse sempre la tua donna. Sì, è meglio così. Lo vedremo in filmati di qualche anno fa, e era un modo per iniziare un discorso che sarà di grande divertimento, ma anche di grande racconto, di grande storia. Vedremo le figure più importanti del samba e della bossa nova brasiliana, ma comunque della musica popolare brasiliana. Quando la musica brasiliana, il samba, la bossa nova, il choro, divennero in poche stagioni negli anni 60 un fenomeno mondiale, smentendo l'affermata supremazia della musica popolare nordamericana, per molti di noi, che pure amavamo il jazz e il rock, fu come una liberazione. Noi giovani di quella generazione eravamo stati conquistati da quei ritmi, perché rispondevano ad un bisogno di eleganza, di tenerezza e anche di battito leggero di cui la musica rock era spesso sprovvista. Un'opera cinematografica così intrigante come Orfeo Negro, basata sull'intuizione del poeta Vinicius de Moraes e sulla musica di Luis Bonfà e Antonio Carlos Jobim, rappresentò la folgorazione. Tanto che quando qualche anno dopo decidemmo di dedicare una delle domeniche di Blitz a quel fenomeno, la puntata del 12 dicembre 82 durò tutto il pomeriggio, mettendo in crisi il palinsesto e obbligandoci a promettere un altro appuntamento col samba e la bossa per un prossimo futuro. È qui venuto a trovarci e sarà vicino a noi come Virgilio, che ci conduce in questa storia brasiliana, Sergio Bardotti. Sergio Bardotti, prima di parlare di musica, Bardotti è stato, sì, credo, l'uomo di cultura più vicino a tutto il mondo della musica brasiliana negli ultimi 20 anni. Ma prima di questo io concedo alla faccia nascosta di Bardotti, al suo tifo romanista, un angolo prima di riprendere questa. La faccia più aperta, sotto il livello della Roma. Oh. Ah, già, è vero, con Antonello Venditti, è vero. Ieri abbiamo collegato Toquinho, che sarà l'altro filo conduttore in questa vicenda dentro la musica brasiliana, con Falcao. C'era il presagio in Falcao che oggi sarebbe finito tutto bene, e c'è anche una chicca, un blitz, Falcao cantante. Vedetevi questo pezzo. Hai Falcao. Toquinho, grande giocatore di calcio, oltre che uno dei più virtuosi musicisti e chitarristi della storia della musica brasiliana, è venuto qui con noi a farci vedere questa parte nascosta del suo valore. Sì, guarda, gioco, tutti in Brasile giocano un po' di calcio. Tutti giocano un po' di calcio, ma noi abbiamo collegato da Roma il brasiliano più famoso in questo momento in Italia, anche più di voi grandi artisti, sì, che è Paolo Roberto Falcao, eccolo lì. Nominato, come stai? Il brasiliano più famoso, più di Antonio Carlos Jobim, più di Vinicius de Moraes, più di Baden Powell, più di Toquinho. Com'è possibile, Falcao? Ma Gianni, io sono meno fortunato di loro. Perché? Perché lui, Toquinho, Baden Powell, questa gente, diciamo, suona la chitarra, canta e giocano pure a pallone. Io gioco solo a pallone, cioè vincono loro. No, ma guarda, l'altra sera andiamo a mangiare insieme, ti ricorda bene, e anche cantato un po' in la tavola, eh? Ah, questa è una cosa. È vero, mi hanno detto che ha cantato con te una vecchia canzone brasiliana. Sì, lui non vuole che parli queste cose, però ha già parlato, adesso non c'è niente da fare. Ma Gianni, io sono stonato pure quando canto auguri lì. Ho capito. Falcao, è stato un difficile rientro il tuo dal mondiale, e ora sei tornato il grande giocatore del mondiale e di prima del mondiale. Che cosa era successo dentro di te
questa delusione era stata troppo forte, forse, della sconfitta del Mondiale. Beh, diciamo che, Gianni, che è certo che è stata una delusione, però ci assicuro molto, molto di meno da quello che è stato detto e scritto. Comunque oggi, quel momento è stata una brutta cosa, perché era un nazionale che si è preparato tanto, ci tenevano tanto in Brasile vincere quel Mondiale, il giocatore e pure la gente. E allora non è venuto quello scudetto, sono rimasto tutto triste, abbastanza triste. Però il calcio non si vive di passato, non si vive di... si vive solo del momento. E non si vive neanche delle vittorie, neanche delle sconfitte del passato. Per questo la gioia più grande è stare qui oggi, stare in prima classifica e sperare sempre di arrivare fino alla fine in questo posto. Senti, noi domani, mentre tu giochi, parleremo del Brasile, faremo la storia della canzone brasiliana in blitz. Questo è un antefatto di Toquinho. Sì, ma non è giusto, eh? Perché? Io gioco, tu fai il Brasile. Senti, io ho imparato prima con Toquinho una canzone che si chiama Rosalinda. Rosalinda, sì, è vero. No, questa è stupenda, eh? E Falcão le piace. Il 27 sono a Sistina e voglio che venga lì. Se viene a vedere il show, ahí ti canto questa canzone. È una canzone vedere? Che gli piace molto. Come è una canzone di un vecchio brasiliano, e ho registrato nell'ultimo disco e a Falcão le è piaciuto. E lui canta un po', eh? Non so. È così, è semplice. Sou eu que vou batendo surdo. De porte estandarte é Rosalina quem vai, mas já vou prevenir, se eu não sair, Rosalina também não. Mais uma, sai. Só mais uma. Vamos lá. Sou eu que vou batendo surdo. De porte estandarte é Rosalina quem vai, mas já vou prevenir, se eu não sair, Rosalina também não sai. Mas já vou prevenir, se eu não sair, Rosalina também não sai. È chiaro che basta un filo di voce in Brasile per cantare. Sì, basta anche un filo di... Senti, ma io e te... piede per giocare. Io e te non siamo poi così, così belli da condurre da soli una puntata che riguarda il Brasile. Mi pare tu anche... No, io non so. Io credo che sia il caso di chiedere a una grande amica di venire e di parlarci anche della sua grande esperienza con questi musicisti e di partire così da adesso in questo fiume. Vai. Che si chiama Samba. Ornella Vanoni. Opa. Ok, ti hanno dato un cartello? No, c'è fuori questo, pulirsi le scale, suole delle scarpe, come se fosse possibile pulire invece le tue mani. L'ho portato. Ma qui questo è uno studio glorioso, vanno e vengono personaggi di tutto il mondo. Ma tu dici che qualcuno ha lasciato questo. Qualcuno ha lasciato quello, probabilmente. Ornella, sei stata coinvolta in questo fiume, come dice la cantone che canta Clementina di Jesus, la vecchia cantante della samba delle colline. No, il samba è un fiume che è passato nella mia vita. Lui sa tutto su queste cose. Parole di Paolino da Viola, vai. Paolino da Viola. Ornella, tu quando sei stata coinvolta in questa... Ma prima mi sono coinvolta da sola, sono andata in Brasile una volta, ho sentito dei bei pezzi, sono tornata e ho detto ma perché non proviamo a fare, ed era credo forse la primissima cosa, la tristezza, sì. E poi ho incontrato Bardotti e lui mi ha detto ah, anche a me piace tanto il Brasile. Travolgiamoci insieme. E vi siete fatti travolgere? Sì, ci siamo fatti travolgere, lui è già molto travolto. Poi di conseguenza anch'io e vi siamo rotolati giù in questo. Ed è invecchiato travolgendo. Ah, no, degli sprazzi di giovani, di giovanissima a volte, sì. Bardotti, tu sei un uomo di lettere, vieni ai lauree, letterature, cose. Una piccola, non è il caso. E invece com'era arrivato in Brasile? Con le poesie di Vinicius prima ancora che con il samba?
Per quanto mi riguarda è arrivato con Orfeo Negro, che era un film. Senti una cosa, posso mettere giù questo aggeggio qua? Non è la borsa della spesa, è che è una documentazione minima rispetto a quello fossi che... Fossi allo stadio direbbero che sembri un fagottaro. Sì, no, metto giù, insomma. Credevo avesse la merenda, che la teneva così stretta. Vabbè. Orfeo Negro è stato un film che per molti qua in Italia ha significato l'ingresso del Brasile, cioè una maniera di... Era una maniera tutta diversa da questa musica, testi, eccetera, scenografia, ballo, vita. Magia. Tutto quanto. E da lì io, in una piccola provincia come la Pavia, ho imparato ad amare quella musica lì, insomma. E lì, da lì è partito, piano piano, poi, essendomi messo a scrivere canzoni, a fare delle canzoni della mia professione, ho cercato quello che era il mio nido, e che era il Brasile. E mano a mano ho conosciuto la gente. Ti chiederò una mano come Ornella per raccontare queste tappe della musica brasiliana. I fotografi, Ornella, i fotografi, quando sì, ci sono... Sì, non so mai se l'obiettivo più piccolo è quello del fotografo. Però prima di partire, diciamo così, in questo racconto, forse c'è da ascoltare un pezzo famosissimo, popolare brasiliano, per il virtuosismo di Toquinho e di una solista di cavaquinho, questo piccolissimo, sembra un mandolino, un chitarrino. Sì, una chitarra piccola. È suonato da una grande interprete che si chiama Luciana, e si chiama Brasileirinho, e credo che nella nostra generazione annunziava alla radio un programma che si chiamava Ballate con noi sì. E che era per noi l'inizio delle danze. E non lo sa nessuno, però è così. Per cui Brasileirinho, Toquinho e Luciana. Toquinho, credo vi siate salutati prima, ma forse un abbraccio pubblico fra di voi. Io bacio la mano. Questo credo sia... tutto bene, come dicono i brasiliani, tutto bene. Questo credo sia un pezzo di virtuosismo incredibile.
Aceitona. Sì, Luciana lo fa. Per me è davvero, Luciana in Brasile, credo che in questo strumento è una delle migliori, se non il migliore strumentista. E non so dove ho imparato perché è una bambina, no? Quanti anni ha? Non so se il microfono arriva, Luciana. Quanti anni ha, Luciana? Sei molto maleducato, sì. Dice, molto maleducato. No, lei, molto maleducato. Ne ho 21 anni. Mi chiedi l'età, scusa. Sono io. Vogliono sapere quanti anni hanno le donne, ma gli uomini. 21. E com'è questo virtuosismo, così grande virtuosismo? Ah no, non è tanto grande, sì. Non tanto? No, normale. Normale. E studia, suona con tutti le grandi che fanno questa musica, che è un tipo di musica brasiliana, un choro, no? E di difficile esecuzione. E lei suona desde bambina con tutti i più grandi, che è un po' con la cultura brasiliana, questa gente, questi vecchi strumentisti, no? E l'ha imparato così, con la vita, suonare insieme a loro, non ha avuto un maestro così, tutti insieme, no? E queste cose che non si può spiegare, non c'è una forma di capire, è la vita in Rio principalmente. E lei è del Rio e ha imparato con tutta questa gente. Tutto è cominciato con un poeta, un poetigno, che sì. Si chiamava Vinicius de Moraes. Io sono stato coinvolto in questa musica, come altri cronisti, 12 anni fa. E 12 anni fa sono andato a Bahia, dove il giovanissimo Toquinho, ma giovanissimo anche Vinicius dentro, nell'animo, avevano cominciato da poco a lavorare insieme. Era, credo, una stagione importantissima della vostra vita. Toquinho aveva cominciato con Chico Buarque prima. È vero. E questo è un documento di allora, di Bahia. Itapuã. Eccolo lì, Vinicius. Ah, Itapuã, la casa di Vinicius. Ah, guarda, io capelli lunghi. E questi c'è... Felicidade, sì. 10 anni, questo. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Felicidade é como a pluma, o vento da levando pelo ar. Não é tão leve, mas tem a vida breve. Precisa que haja vento sem parar. Vinicius, come mai un uomo di cultura come te un giorno ha lasciato la poesia ed ha scelto di essere un autore di canzoni? Perché, tu sai, è stato un momento che non ho voluto ripetermi, come si dice? Ripetermi, no? E la canzone mi ha dato un angolo molto, molto più grande per la comunicazione, sai? No. La canzone è stato un veicolo meraviglioso, no, per me. Io dico sempre che sono un poeta musico, no? Più poeta che musico, è vero, no? Ma le due cose viene insieme con me, no? E per questo, quando ero molto giovane, già facevo le canzoni, no? E perché ti sei messo anche a cantare? Perché cantare è una cosa tanto naturale, no? Nell'uomo, no? E João Gilberto, io lo devo a João Gilberto, questo grande cantante brasiliano, che mi ha detto questo. Io avevo paura di cantare, no? Cantare in pubblico. E mi ha detto, no, cantare è molto semplice. Tu sei affinato, come si dice? Hai la voce... sei un uomo che... con sensibilità musicale, deve cantare, no? Io ho cominciato a cantare. Vinicius, lo sai che in Europa gli uomini di cultura
troverebbero singolare, per non dire sconveniente, un uomo di lettere che si mette a comporre canzoni? Ma io non so, in questi poeti io non credo più, sai. Io ho fatto una canzone, giustamente, una canzone non contro la cultura, ma contro una specie di cultura, no? Sai? Una canzone che ho fatto che si chiama Il canto di Oxalufan, con Toquinho. Oxalufan è un dios della... del Candomblé de Bahia, no? È un grande padre, no? E giustamente è una canzone contro la falsa cultura, no? No? O contro la cultura livresca, sai? Você que sabe demais, meu pai mandou lhe dizer. Dicono i primi versi di questa canzone: tu che sai molte cose, il mio Signore mi manda a dirti che il tempo distrugge tutto, e la morte non ha mai studiato, e la vita non sa leggere. Credo che c'è una profonda commozione, una grande nostalgia qui sul palco, la nostalgia di questo grande vecchio, si dice adesso. Chi era Vinicius de Moraes, Ornella? Ma per me è stato un incontro così importante, così commovente, così felice anche, perché insomma, poeti qualcuno ne ho incontrato nella mia vita, ma non ti travolgono, perché sono un po' noiosi in genere, no? Sono persone serie, sono molto serie. E invece Vinicius aveva delle componenti incredibili, soprattutto la sua umanità, la sua gioia di vivere, i suoi occhi sempre più pronti a piangere o a ridere. Ero innamorata di Vinicius. Beh, una dichiarazione pubblica stupenda. Ma credo che tutti lo fossero. Bardotti, qual è stato il grande merito di Vinicius in questa storia che stiamo raccontando? Un giorno ha riunito intorno a sé... Ma il merito è stato quello di credere nella musica e nella musica popolare, cioè di non fare della cultura la cultura, a farne una cosa per la gente, e quindi quello di prendere delle persone che scrivevano con lui della musica, primo fra tutti Antonio Carlos Jobim e poi Baden Powell e poi Chico Buarque e poi Toquinho, e dire facciamo della cosa popolare, e dire viva la canzone. Com'era questo Orfeo Negro, Toquinho? Divina, de amar.
E beh, questo era il titolo esatto in brasiliano, sì. Se todos fossem iguais a você. Se tutti fossero. Se tutti fossero come te. Tutti fossero come te, ed è una canzone di Antonio Carlos Jobim. No, è la prima, se non mi ricordo male, la prima canzone che Jobim ha scritto con Vinicius, nel 1956. E prima il samba era, diciamo così, una musica più naive, si può dire? Sì, possiamo dirlo. Pixinguinha, Noel Rosa, questi erano i padri. Neanche, c'era molto night in mezzo che rovina la musica, il night. E dopo c'è stato questo tentativo colto, corrispondente ai periodi della Nouvelle Vague, in Nouvelle Italia, Vague. In Francia, in Germania, in Stati Uniti, anche in Brasile, si chiama Bossa Nova, Nouvelle Vague, tradotto. E non è questa canzone, però è partito da lì. Questa diciamo non la era collaborazione ancora, fondamentale. No, questo no, era per un'altra occasione. Antonio Carlos Jobim, un personaggio bellissimo anche per il suo essere, si può dire un po' strano, un po'. Puoi dirlo. Ornella credo è un amico caro anche. Di... No, io purtroppo non lo conosco bene e mi dispiace molto. Il mio sogno sarebbe anche fare un disco con lui. Questo è un progetto, un sogno. Antonio non so se lui Antonio riesce. Forse, ma sì, no, cioè, puoi dire, cioè, in termini, cioè, impoverendo, riducendo il discorso a poche cose, cioè il Bacharach del Brasile, diciamo, però con una pertinenza alle radici popolari della musica brasiliana molto superiore. Cioè un uomo colto che però ha preso tutto dalle certamente, radici popolari. Jobim, come succedeva e come succede ancora in tanti paesi, non di lingua inglese, per diventare uno conosciuto in tutto il mondo ha dovuto essere inciso da Frank Sinatra, esatto. Inciso da Frank Sinatra, e da quel momento in poi è diventato un fenomeno mondiale. Ma pare che lui sia stato chiamato una mattina da Frank Sinatra. Sì, ma poi dormiva. Tutto si è svolto molto rapidamente. C'è un famoso disco, no? Antonio Carlos Jobim, Francis Carlos Sinatra, Francis non mi ricordo come si chiama, e Antonio Carlos Jobim, Francis Albert Sinatra e Antonio Carlos Jobim, e dice, e c'è questa cosa, solo l'ordine della foto. In effetti poi il tutto si è svolto in 4 ore. E tant'è vero che poco si conoscono i due, dico. Però si sente in fondo, sente. È vediamo, trattato in maniera molto americana. Vediamolo un attimo, Antonio Carlos Jobim. Io ho trovato un reperto di una tournée che Franco Fontana impose a Jobim, che è un uomo pigrissimo, e a questo autore che è cantato, come abbiamo detto prima, persino da Sinatra. Una tournée con il grande Vinicius, con Toquinho. Sì, 4 anni fa. Ecco, credo sia un pezzo registrato a Parigi e c'è una sua canzone clamorosa, Samba de una nota sol. Questo samba feito numa nota só, outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Esta outra é consequência do que acabo de dizer, como eu sou a consequência inevitável de você. Quanta gente existe por aí que fala, fala e não diz nada, ou quase nada. Já me utilizei de toda a escala, no final não deu nada, ou quase nada. E voltei pra minha nota, como eu volto pra você. Vou contar em uma nota como eu gosto de você. Quem quer todas as notas, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, acaba sem nenhuma, fique numa nota só. Sem nenhum.
Sergio Carlo Giobin. Sergio Bardotti, che avevo scelto come mio Virgilio per questo viaggio nelle viscere della cultura popolare brasiliana, arrivò in studio tenendo fra le mani una pila di libri, un pacco di 33 giri incelofanati e alcune testimonianze filmate. Voleva essere indiscutibile. Come lui, io ero stato pochi anni prima a Bahia, ospite di Vinicius, nella sua casetta sul mare a Itapuà, dove in un pomeriggio di, diciamo così, rivelazioni, mi aveva spiegato perché, per esempio, João Gilberto, l'inventore della bossa, quel ritmo in controtempo che aveva influito persino sulla nascita della Nouvelle Vague nel cinema francese, non avesse paura di cantare, pur possedendo un filo di voce. Se è intonato, perché non dovrebbe cantare? Mi aveva ribattuto Vinicius, poeta indiscusso e di fama internazionale, in pigiama e con i piedi a bagno davanti all'incanto di Itapuà. Mi aveva anche proposto, accompagnato da Toquinho, con cui allora lavorava, una canzone per mandare a quel paese gli snobi, i rompiballe, stizziti con lui, perché era un uomo di lettere che apprezzava e divulgava più la musica popolare che la poesia. Avevo conosciuto entrambi quando la dittatura, all'inizio degli anni 70, aveva costretto all'esilio tutta la nascente generazione di cantautori che avrebbero dato lustro alla musica popolare brasiliana. Gilberto Gil e Caetano Veloso si erano rifugiati in Inghilterra, Chico Buarque con un seguito di musicisti virtuosi come Toquinho a Roma, dove aveva trovato anche il suo maestro in poesia Vinicius de Moraes, autoesiliatosi per solidarietà. Chico, già allora famoso in tutto il mondo per canzoni come La Banda, Costruzao e Il funerale del lavoratore, da buon brasiliano non aveva dimenticato il calcio e giocava ogni sabato sul campo di Gianni Morandi a Torlupara, paesino che precede Mentana, dove si riunivano ogni settimana musicisti e poeti come Pasolini e dove nei casali di Morricone e Luis Bacalo Henriquez, futuri premi Oscar, si offriva ospitalità a chi avesse avuto voglia di suonare. Anche Bardotti dava una mano ospitando Lucio Dalla. C'erano tutti quei ricordi di appena 15 anni prima, in quel pomeriggio di Blitz nel quale raccontammo la magia del samba, della bossa nova e del choro. Ecco Sergio, la lettura di questo, so che per gli artisti brasiliani della musica che noi presentiamo qui oggi, questo è il Brasile che loro non frequentano, diciamo. No, beh, è il Brasile che tu a Carnevale o in altri periodi dell'anno trovi nei nightclub, nelle case di festa, cioè è il Brasile formato esportazione con belle donne, stupendi costumi, bei coreografi, formidabili musicisti, solisti degli strumenti ritmici. È la cosa di tutti i giorni, insomma, perché sono bravissimi, dico, è difficile organizzarlo tutto questo a testaccio. Lì si può fare, perché sono ballerini, perché sentono la musica molto di più, insomma. Io, e anche il Brasile quello sognato, sognato, diciamo, da tutti noi europei, prima di esserci addentrati invece in questa giungla fiorita che è la musica brasiliana degli autori che presentiamo qui oggi. Ma l'hanno detto prima, quello era il corpo e la gente come Toquinho, come Chico Buarque, come Varane, sono l'anima. Va bene, ma tutte e due servono. Credo che può partire invece un filmato sulle scuole di samba, una scuola di samba povera. Credo che Bardotti, guardando questo filmato, stava commentando che cos'è una passista, spieghiamolo, perché certo Silvia Regina ora è una protagonista, ma una passista è un'altra cosa. Una passista è una volontaria della musica, della danza, della coreografia, assolutamente gratuita. Quando arriva a interessare, non so, un impresario o una cosa, è gente che arriva in termini italiani a guadagnare, quando diventa molto famoso, le 300 e 350 mila lire al mese. Insomma. E perché è così importante comunque tentare di essere passista di samba? Perché diventi protagonista e là c'è il problema delle grosse metropoli. Una scuola, le scuole di samba fanno a gara, tutto l'anno lavorano, c'è anche una canzone famosa di Vinicius de Moraes, lavorare tutto l'anno e tutto poi finisce
Finisce il martedì grasso, sì. Come dice la canzone di Vinicius? Pra todos se acabar na quarta-feira, il mercoledì. E la canzone come era intitolata? Felicidade, da Orfeo Negro. Da Orfeo Negro. Abbiamo voluto mettere questa scuola di samba così grezza per far capire come convivono in Brasile, come in nessun altro paese del mondo, un animo, diciamo così, molto popolare, molto naive, e un animo forse intellettuale, come era, sì, quello degli autori di cui stiamo parlando. Che questi sono fenomeni quasi esclusivamente di Rio de Janeiro e di Bahia, Altrove è molto meno evidente questo. Cioè, questa Brasile differenza. È un subcontinente, sono centinaia di musiche diverse. Noi si insiste molto su quello che è il samba, che è Bahia, Rio e in parte San Paolo. Dico questo perché sto per introdurre la più grossa rivoluzione che la musica brasiliana ha fatto dopo il samba, ed è la bossa nova. Cioè quella che gli americani hanno stabilito che era giusto che fosse una rivoluzione. Ecco, benissimo, quello che gli americani hanno stabilito fosse così. E infatti quando una volta ho chiesto a Antonio Carlos Jobim, si può dire che questo è Latin jazz, jazz latino, lui ha detto perché? Allora non si può dire che quello americano, il loro jazz è... Nord Samba. Il Nord Samba, sì, esatto. E purtroppo quello che comanda è l'industria, è quello che impone le etichette anche. In questo caso editoria, certo. La bossa nova, un fenomeno che è legato anche all'evolversi della società brasiliana politica. Fu l'ultimo momento democratico del presidente Kubitschek, come spiega il grande maestro Vinicius de Moraes, prima della dittatura. Ecco, questa è un'intervista di allora con Vinicius de Moraes che spiega a noi. Perché nacque la bossa nova? Oltre al samba, il mondo ha conosciuto la bossa nova. Chi è il padre della bossa nova? Io credo che niente l'ha veramente inventato, no? La bossa nova è stata creata di una congiuntura sociale, no? Il Brasile in un periodo di sviluppo, come si dice? Evoluzione. Evoluzione, no? Evoluzione politica, evoluzione economica. Qui in Brasile tutto il periodo di Kubitschek è stato molto importante. No? Questo è stato un presidente che ha veramente rivoluzionato il paese, no? In questa congiuntura il samba tradizionale aveva dato tutto, no? Era stanco, no? E a me mi pare che tutta questa congiuntura politica, sociale, no? Di sviluppo, di evoluzione, no? Ha creato le condizioni per un uomo come Jobim, per esempio, no? Incontrare un nuovo suono, no? E parallelamente altri uomini come Carlos Lira, come dopo Baden Powell, no? Ma Jobim è stato il grande maestro. Se você disser que eu desafio amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu, eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar. Isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe nem sequer pressente é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex. Revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor.
neste é o maior que você pode encontrar. Você com a sua música esqueceu o principal. É que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração. Questo era Desafinado, il momento in cui il samba è diventato bossa nova. Il monumento del bossa nova. Abbiamo parlato delle anime del Brasile, credo che ci sia da parlare ancora del modo di divertirsi con la musica, del modo di vivere dei brasiliani, qualunque sia, diciamo così, la loro radice, qualunque sia il loro censo. Io ho un piccolissimo documento, forse sono 50 secondi, sono di 12 anni fa, un vecchio giovane come Vinicius è un giovane più maturo come Toquinho, uno in pigiama e l'altro con i piedi a bagno nell'acqua davanti a una villa di Bahia, che piange la storia, che prendono in giro la cultura dotta. Poi dice che è brutto. Che parole? Tu che problemi non senti, gli arrivi sempre al caffè. Tu che entri dove non c'entri, devo mandare da te. Da mironga tu cabulete, dalla tonga da mironga tu cabulete, nella tonga da mironga tu cabulete, nella tonga da mironga tu cabulete, nella tonga da mironga tu cabulete. Gusto della vita. Ma non è che Vinicius quando stava sul palcoscenico aveva un atteggiamento molto diverso? Vinicius anche sul palcoscenico era così. Mancava la bottiglia di whisky, sì, perché si annacquava. Praticamente, versi, la sua forza era quella. La traduzione o i versi originali sono tuoi, Bardone? No, la traduzione. La traduzione. Sì, cosa vuol dire la tonga da Milano? Si può dire in diretta? Beh, insomma, è pesantissimo, guarda. E dice, manderò anche te una tonga da Mironga tu cabulete. Ho capito. Della mamma vuol dire, ma quello. Ho capito. È licenza poetica. Sì, sì, dai, su. Introduco in questa atmosfera di fratellanza, di amicizia, di gusto della vita, introduco un grande amico di tutti i brasiliani, Sergio Endrigo. L'avventura di Sergio con i brasiliani incominciò con quella di Bardotti, immagino. Vinceste il Festival di Sanremo insieme con Canzone per te? No, la mia un po' prima. Ah. Che nel 60... Lui mi ha indicato il Brasile. Sempre prima, nel 64 ho cantato al teatro, mi ricordo più come si chiamava, a San Paolo, perché avevo una canzone in classifica, indovina qual era, io chiamo solo te, chiaramente. Questo era l'inizio, poi naturalmente siamo andati avanti. Lui mi ha portato il primo disco inciso da Vinicius e lì io mi sono poi innamorato di Vinicius. Enrico, ma questo un istriano, tu sei istriano, trapiantato non so in quale altra città italiana, nel sud. A prima Venezia, poi Brindisi, poi Milano, poi in giro. Sì. E la battida del samba, questa balanza, come dice Jobim, questo equilibrio delle note, come si apprende? Ma è una cosa un po' strana, perché io non lo so riprodurre con la chitarra, non mi è mai interessato farlo. Mi piace molto il suono, mi piace così muovermi col corpo, non mi sono mai arrischiato a suonare e cantare, sì, a cantarle sì, non a suonarle, cioè samba. Io non lo so, io, questo mito europeo balzeriano che improvvisamente si è innamorato di questa musica, succede. Ma nella musica brasiliana, diceva Vinicius de Moraes, c'è il valzer de viennese, il valsigne famoso, c'è sì. La musica araba, c'è ovviamente i ritmi africani, tre quarti, c'è tre quarti, pensi a un ritmo non stupendo. C'è un romanticismo incredibile, grande, per cui Sergio Ornella e Sergio sono due. Soprattutto quello che è sul... meno mite l'europea di lui, ma insomma abbastanza. Beh, sì. Io ho un la saudagi, no? Ho un documento. Quando Endrigo diventò in Brasile una stella come i grandi del samba, allora fecero un programma con scritto Endrigo enorme, tutto il palcoscenico c'era scritto Sergio Endrigo, e vennero a rendergli omaggio i grandi di sempre della musica brasiliana. Che non era molto antico, il 78. 78? 4 anni fa. Ma tu però incominciasti alla fine degli anni 60 a essere un grande...
Perché c'è un Vinicius che pare giovanissimo in questa... Stava molto bene. Vinicius ha 70 vite, sai, non stupirti. Cioè, pare più vecchio in 10 anni prima in quel filmato di Itapuà a Bahia. Ecco l'errore. Tocchigno, presente sempre, proprio punto di riferimento ormai. Quindi in colonna. Perché tu nella vita sei l'ultimo destino, incontrarti mi fa bambino, perché eri già mia senza saper perché, perché tu mi cercavi e io volevo te, perché mi stavi accanto senza dirmi che c'eri e mi hai preso la mano con calma. Perché ho trovato calma soltanto insieme a te, senza mai domandarmi perché. Perché ho trovato calma soltanto insieme a te, senza mai domandarmi perché. Bom, hoje, a noite de encontros, eu queria lembrar um samba que foi começado na Itália por mim e por Chico Buarque, e depois o Vinícius acabou a letra aqui. Mas eu sei, antes de cantar, eu queria cantar esse samba com um dos parceiros que está aqui presente. Não é o Chico, mas esse meu querido amigo, esse grande poeta, que eu queria pedir para ele vir aqui em cima cantar comigo. Vinícius Moraes. Vamos lá. Que me viu chorando e bruxa pesada diz que eu vou levando. Vê como é que anda aquela vida tua. Se puder, me manda uma notícia boa. Nella puntata di Blitz dedicata al fenomeno della musica brasiliana fummo veramente fortunati. La nostra cocciutaggine infatti ci permise di riunire nello studio Fiera 2 di Milano
il meglio che samba e bossa nova avessero espresso in quegli anni 60 e 70 e di collegarci con quei protagonisti che non avevano potuto essere presenti a Milano. Tanto per dare un'idea di questo obiettivo raggiunto e che ci ha costretto in questo revival a dividere in due puntate questa riproposizione, è sufficiente leggere l'elenco degli artisti brasiliani e dei colleghi italiani che erano venuti a render loro omaggio. Baden Powell, Silvia Maria, Luciana, Virtuosa di Cavaquinho, Toquinho con i suoi fedelissimi Mutinho e Azeitona e il solista di Birimbao Papece, e poi ancora Ornella Vanoni, Sergio Endrigo, Bruno Lauzi e inoltre collegati Antonio Carlos Jobim, Chico Buarque de Hollanda. Insomma, mostrammo persino il documento filmato della unica volta che la grande Elise Regina fu ospite in Italia al Teatro delle Vittorie. Di più proprio non si poteva fare. Eccoci nuovamente in studio e riprendiamo il nostro discorso sulla musica brasiliana con qualcosa che ci rende veramente orgogliosi di noi. La musica brasiliana ha espresso tantissimi musicisti, tantissimi virtuosi. Credo che pochi hanno raggiunto al mondo il virtuosismo e la bravura di Baden Powell. Io credo che tanti sono venuti in questo studio a suonare la chitarra, ma pochi l'hanno saputo suonare e la sapranno suonare in questo modo. Credo che sia qualcosa di magico, di incredibile, sembra un'orchestra intera, non è solo una chitarra. E questo signore ha scritto brani che hanno lasciato il segno nella storia moderna, non so, Canto de Ojanha, o Birimbao, o La Samba della Benedizione con Vinicius de Moraes.
cioè qualcosa che è di più della semplice musica di un paese. Baden, perché, come si può scrivere musica così bella? Da che esigenza nasce? Uno se non lo so, è molto difficile da spiegare. E dipende del sentimento. Un vizio di toccare chitarra. Nasce da un vizio. Dice, ognuno nasce con un dono. Io magari ho il dono della musica e ho il vizio di suonare la chitarra. Baden, l'incontro con Vinicius de Moraes è stato veramente fondamentale. Cioè, in quel momento voi eravate tutti bravissimi musicisti, ma vi mancava forse la filosofia, quello che volevate dire. Vinicius va dato questo. Vinicius per me fu una grande parte della mia vita. È stato un gran parte della mia vita. Io acho que não só eu, como que muitos compositores eu, que eram parceiros do Vinícius, ficaram órfãos, porque o Vinícius foi um pai para a gente. Vinícius é stato um padre per tutti. Baden, adesso mi pare lei abita a Parigi. C'è questa scelta, cosa c'è? La voglia di girare, di conoscere di più, di appassionarsi a altri paesi, altre culture? Eu acho que credo non che sei, ma che depois che a gente fica professional, verdadeiramente. Dopo che diventiamo professionisti, a gente non è mai dono noi da gente. Non siamo più padroni di noi stessi. In Parigi fu un acontecimento, allora, come na Europa também. A Parigi è stato un avvenimento che uma das è successo. Razões principais è che il mio paese, il Brasile, è molto lontano. Una, né, delle motivi principali è perché il mio paese è molto lontano. Non come a Europa. Non come l'Europa. Io tenho minha vida. Ho la mia vita, della mia vita artistica. Il 90% Europa, della mia vita artistica in Europa. E vado in Brasile ogni tanto. Si sente un musicista accademico, Baden, o un musicista popolare? Io acho que todas as coisas. Tutte le cose. Tutte e due le cose. Io sono un musico popolare, ma. Io sono musicista popolare. Di miei studi classici. Però ho avuto i miei studi classici. E eu consegui unir e todas as coisas, quer dizer, a mettere insieme. Eu toco verdadeiramente aquilo que está no meu coração. Io suono quello che sento dentro al mio cuore. Grazie. C'è qualcos'altro che può proporci, qualche cosa di diverso dello stupendo virtuosismo della chitarra, Baden? C'è credo qualcosa che ha scritto per un fatto molto personale, no? Eu escrevi uma música. Ho scritto una musica quando il mio primo figlio è nato in Francia e che ho avuto il piacere di avuto il piacere con una cantora che sta qui presente, di cantare questa canzone fatta cantare da Silvia Maria. In coincidenza l'ho trovata qui in Italia, perché questa è una delle grandi, è Silvia Maria intanto, perché questa è anche la grandezza dei brasiliani. Silvia Maria, come tutti gli artisti che sono in questo gruppo, che fanno spettacolo con Toquinho, sono tutti dei solisti che possono andare in giro da soli, ma hanno anche il piacere di andare in giro con gli altri, e nessuno si sente diminuito di fare più o meno o tanto. E questo credo che sia una dote enorme della musica brasiliana, devo dire un messaggio che qualcuno dovrebbe imparare anche a casa nostra. Come si chiama questo brano? Si chiama Canção das Flores. Canzone dei fiori. Canzone dei fiori. Silvia Maria e Baden Powell. Amor ornou meu coração.
eu. Samambaia bem que espalhou uns pés de aventa e todo prosa em meu peito, pois o amor perfeito. Perfume bom de alecrim e que tom de carmim. Olha como meu amor tão delicado está. Aprendeu com beija-flor, da flor como tratar. E eles vão seguindo assim num campo em flor, prado e jardim. O meu amor. Teu amor em mim, o meu amor, que perfume bom de alecrim e que tom de carmim. Olha como meu amor está. Aprendeu com beija-flor, da flor como tratar. E eles vão seguindo assim num campo em flor, prado e jardim. O meu amor plantando teu amor. Dopo Silvia Maria, Baden e la sua chitarra con noi. Baden, qui c'è un auricolare per ascoltare, eccolo. Okay. E ci sediamo. Qui Bardotti mi ha preparato... La mia cesta della spesa, tiro fuori i primi due. Guarda. Hai portato una cesta della spesa? Sì, di dischi. Di questi sono... Brasiliana. Cosa sono? Roba Baden Powell e Vinicius de Moraes, qualcosa sì, di quanti anni ora? Fa? No, ah, no, di adesso. In questo momento sono uscite un mese per questa nuova etichetta, si chiama Maracanã. Specializzata, spero, in musica brasiliana, grazie alla Fontana e che ha me come produttore. Sono usciti due dischi, per ora, di inediti e rari di Vinicius de Moraes con Baden e un album dal vivo di Baden. Perché questa uscita fuori da quelle che sono cosiddette le esigenze del mercato, gli ordini del mercato? Perché questo coraggio, questa sfida? Perché questa trasgressione? Gli artisti hanno delle esigenze che possono appartenere al mercato, ma possono contraddirlo e quindi è giusto testimoniarlo. Siamo qua per quello. Il fatto che si dice che arriva dopo 20 anni in tutta Europa la musica brasiliana nuovamente adesso, e forse anche quella latinoamericana, cioè la caraibica, è una scelta probabilmente di chi manovra le leggi del mercato. No. Si tratta di fare le cose così, quando ti senti. Baden è stato uno dei grandi amici di Vinicius e c'era una serie di pezzi che non erano mai stati incisi. Ho creduto opportuno, per ricordare un amico, di inciderli per almeno una volta. Bruno Lauzi, ti vedo con una chitarra in mano. Sono perplesso. Cioè? Ci vuole il mio coraggio a suonare la chitarra quest'oggi, capito? Perché veramente sono tutti talmente bravi. Ma io
Sono venuto così perché sai che quando c'è una festa brasiliana ci sono sempre. Ho imparato ad amare la musica brasiliana durante la guerra, nel 41, quando a casa mia, invece di sentire le musiche tradizionali, le marce di guerra, si sentivano i dischi dei primi carnevali brasiliani che io abbia sentito nel 37-38, Carmen Miranda, Sereia, O Conduttor Sin Sin, tutte vecchie canzoni che ho imparato ad amare il Brasile attraverso queste canzoni e ho continuato a scrivere in quella direzione. Semplicemente è una vita ormai che ci conosciamo un po' tutti in questo giro, abbiamo fatto più o meno tutti gli stessi incontri. Sono stato a trovare Vinicius a Itapuã una volta, allora lì ho deciso di scrivere delle cose anche in questa direzione, così volevo scrivere un po' brasiliano anch'io. Allora quest'oggi vi faccio sentire poi una cosa, quando sarà il momento. Sempre che... Cosa c'è? No, il tempo è difficile c'è. Parlare con uno che sta facendo così, dimmi. Tutta la nostra vita in questo studio c'è qualcuno che fa così. Comunque ti dico, l'anno scorso ne avevo uno, adesso due. Ce ne saranno ancora tanti. Per raccontare dopo 30 anni quello che è stato il fiorire della musica brasiliana, dal momento che Frank Sinatra all'inizio degli anni 60 scoperse e incise una parte del mondo musicale di Antonio Carlos Jobim, abbiamo dovuto utilizzare due puntate, poiché la diretta di Blitz allora, nell'82, fu una vera e propria maratona. Toghigno, che all'epoca era un vero sciupa femmine, continuò a darsi anche al nostro pubblico con una generosità assoluta, duettando con tutti, in particolare con Baden Powell e Luciana, solista di Cavaquinho, e accompagnando tutti conscio di vivere un ruolo di erede del progetto poetico-musicale di Vinicius de Moraes, dopo colleghi che erano stati e sono mito. Da Tom Jobim, con cui il grande poeta, oltre a Ragazza di Ipanema, scrisse nel 1956 l'immortale «Si todo fossem iguais a você», «Se tutti fossimo simili a te», a Baden Powell, l'autore di Canto de Osana e Birimbao, con cui Vinicius iniziò scrivendo Samba della Benedizione. Ora è proprio lui ad aprire la seconda parte di questo omaggio al Brasile, dedicato ad artisti grandi e semplici che lo stesso Baden spiega, per quanto lo riguarda, era il frutto di una favorevole congiuntura politica e sociale, quella della presidenza di Juscelino Kubitschek, che fece sperare i brasiliani prima della dittatura. Ma forse più semplicemente aggiunge: tutto nasce dal vizio di suonare la chitarra, una convinzione che è anche di Toquinho, quando spiega che la chitarra è una donna dedita al fenomeno della musica brasiliana, specie alla bossa nova. Sono rimasto legato a molti di questi artisti con i quali a volte, per dimenticare le tristezze della vita, sono andato persino in tournée. Sono artisti che hanno rappresentato e rappresentano l'orgoglio del paese che guida oggi, insieme al Venezuela, all'Argentina, all'Uruguay, ma anche alle terre indigene come Ecuador e Bolivia, il riscatto politico del continente, che tante ferite recenti ha dovuto sopportare, e senza dubbio questi formidabili artisti della musica brasiliana che si sono raccontati a Blitz hanno regalato non solo alla loro terra, ma a tutto il continente la capacità di resistere e, come diceva Vinicius de Moraes, un'allegria triste e una tristezza allegra che li ha tenuti in piedi anche nei periodi più bui o come recentemente nei momenti di contraddizione fra presunte esigenze del mercato e il non rinviabile riscatto sociale. Buonasera, siamo nuovamente in studio dal Fiera 2. C'è una forma di musica popolare brasiliana che si chiama choro, pianto. Noi siamo riusciti in una grossa impresa, cioè hanno permesso questo gli artisti eccezionali che abbiamo nello studio. Questa sera ci proporranno un choro insieme a Luciana, Toquinho e Baden Powell. Credo che sia qualcosa da storia della musica brasiliana. Cos'è un choro, Toquinho?
Choro è un tipo di musica brasiliana che c'è come padre Pixinguinha, no? il vecchio Pixinguinha, il grande Pixinguinha. Nero Pixinguinha. Il nero Pixinguinha. E questo è un tipo, è una delle forme di choro, è un choro di Ernesto Nazaré che si chiama Odeon. E vamos suonare, faccio la melodia, lei il centro e Baden fa un contrappunto speciale di lui. Senti, e choro significa un lamento, un pianto, una cosa che risente, sì, della influenza europea, credo. Pianto, la traduzione letterale, no? Bene, credo, siamo orgogliosi. Baden Powell, Toquinho, Luciana e poi tutti gli altri amici del gruppo di Toquinho. Potremmo dire fino all'ultimo virtuosismo, di più non si può. Ci avviciniamo invece da questa parte con dei grandi artisti italiani che diciamo così, hanno reso il loro omaggio alla musica brasiliana in tutta la loro carriera e sono qui anche per questo. Uno di questi, abbiamo detto prima, è Sergio Endrigo. Sergio è qui oggi anche per proporci la sua nuova produzione, che ha qualcosa comunque a che vedere ancora. Diciamo che soprattutto io sono stato conosciuto in Brasile come cantante romantico. Romantico? Romantico. Questa è una canzone romantica. E come si intitola? Mal d'amore. Volevo aggiungere una cosa, è nello spirito di collaborazione, è bello, siccome anche in Italia stiamo arrivando a essere come i brasiliani, ognuno a suonare con l'altro. Ornella ha cantato in questo disco, che si chiama Mari del Sud,
e in questo penso specificamente, e parteciperà anche lei. Beh, Ornella è una cantante swing col grande feeling della musica di questi paesi dove la musica viene dal sangue, così non si fanno tanti calcoli, si gioca e si vive con la musica. Si canta, si diverte. E si canta. Sergio Endrigo e con il contrappunto, si può dire, l'aiuto quando di verrà. Ornella Vanoni. Due gocce, una goccia appena, un fiume in piena, la pioggia primavera, qualcosa nascerà, un'inquietudine improvvisa, ti butta giù senza difesa, sai cos'è? Mal d'amore, mal d'amore, è già qui, non puoi sbagliare, le tue mani legherà, ti porterà con gli occhi chiusi, là dove muoiono le attese, e ti darà braccia aperte per volare, il tuo corpo da scoprire, impazienze da calmare, libri bianchi da riempire, e la noia cambierà in lampi rossi di allegria, e l'abitudine in poesia e fantasia. Braccia aperte da riempire, il suo corpo da calmare, libri bianchi da scoprire, braccia aperte per volare, Ornella, Ornella, non scappare, non scappare. Ci trasferiamo tutti qua. Adesso dobbiamo parlare di un altro grande della musica brasiliana, un giovane vostro amico che si chiama Chico Buarque de Holanda. Ci trasferiamo per questo. Chico Buarque de Holanda scrisse ancora negli anni 60, ancora adolescente, una canzone che si titolava La Banda. Una delle più famose canzoni brasiliane, era una canzone con un testo importantissimo dentro. In Italia si ricorda come musica festosa, non si sa, non sanno in molti, che da quel testo è partito quello che Vinicius de Moraes definiva il suo erede nella poesia brasiliana, non nella musica, nel fare soltanto versi per canzoni. Chico Buarque è diventato un commediografo, è un autore che sicuramente ha scritto versi non inferiori anche di impegno sociale, umano, politico, non inferiore a quelli che ha scritto Bob Dylan, ma l'industria discografica passava più Bob Dylan di Chico Buarque. Noi oggi aiuteremo a capire chi è Chico Buarque, prima ricordando leggermente la sua canzone, sì, e poi Ornella con una canzone dove c'è tutta l'anima poetica di Chico Buarque. La banda più o meno, mi ricordo poche cose. Stava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. A minha gente sofrida despediu-se da dor pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. Com'era Chico al tempo in cui siete partiti dal Brasile? Allora, nel...
Chico è venuto, è vissuto qui in Italia, credo che 2 anni, no? È nata una figlia sua anche. È nata una figlia sua qui, Silvia, che è italiana. E Chico è stato trattato come sempre, con una dignità incredibile. Non metteva manifesti, Chico. Come mai? Non attaccava manifesti per dire quello che faceva. Sì, sì, chiaro. Lui tiene un comportamento sempre uguale, così, con una dignità suprema. Questa, abbiamo un Ampex che è una delle pochissime, credo l'ultima esibizione di Chico Buarque in Italia, è una delle sue ultime, perché credo che adesso non voglia più esibirsi, ed è un uomo di 35 anni con tanti impegni, tanti altri interessi. La canzone si intitola A pesar de vosé, credo che per 10 anni è stata censurata, sì, e ora nuovamente si può eseguire in Brasile. Malgrado te domani sorgerà il sole, e tu ti arrabbierai sapendo che il sole è nato amico, senza che tu lo permettessi e senza che tu lo ordinassi. Popolare. E noi siamo l'uno contro l'altro solo allo stadio, perché lui è del Fluminense e io sono del Flamenco. Senti, ma cosa pensi della sua musica? Come ho già detto, la musica di Chico è una musica di una filosofia molto diretta, hai capito? Una musica con testi molto ricchi, molto pensati, molto creati. Per me lui è meraviglioso. Maria Bettania, com'è Chico Buarque? Molto bello. Anche se non si lascia acchiappare facilmente nella vita, eh? È bello lo stesso. Ebbene, Chico è mio amico, è uno straordinario compositore. E liricamente forse è uno dei maggiori poeti popolari del Brasile. E come uomo è di una forza, di una capacità di lotta fuori dal comune. So che questa sera è l'ultimo concerto di Chico Buarque, probabilmente in pubblico. So che la sua musica è andata sempre di più impegnandosi da un punto di vista sociale e politico rispetto a quella che era nel 70. Noi ci ricordiamo quelle canzoni tipo Far Niente, non so, Aria di Festa, La Domenica, eccetera. Sì. La festa è abbastanza finita. La festa è abbastanza finita. E soprattutto ci ricordiamo un cantante intimista che intimista non è più. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Ainda pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem me pedir licença. E eu vou morrer de rir esse dia de vir antes do que você pensa. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai ter que ver amanhã renascer, então já poesia. Como vai se explicar quando o céu clarear? De repente, impunemente, como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente? Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai se dar mal, eu te sento a deitar. Laraiá, 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 laraiá. Apesar de você, amanhã há de ser. Olanda, a pesar de você, Postre Sao, il funerale del lavoratore, credo che ha scritto 500 cose importanti, 5 libri importanti, un uomo ammirevole in tutto.
giovane e rigoroso e bello come un grande leader politico e un grande cantante, un grande bambino. Ornella ci ha preparato una sorpresa e la ringraziamo. È una sorpresa anche per me, perché è una canzone che amo molto, ma è tantissimo tempo che non la faccio, quindi c'è un foglietto che casomai non mi... Come si intitola? Tatuaggio. Chico Buarque. Voglio restare sul tuo corpo come un tatuaggio. Proseguire il viaggio quando notte c'è. Voglio essere una schiava sulla tua pelle, che tu rinneghi, raschi, sfreghi, ma non cancelli. Voglio ballare come ballerina che ad un tratto si ispira, salta e ti si inchina quando è notte in te. E sui tuoi muscoli sfiniti dall'ultima carezza come una croce che ti fa un male atroce, ma in fondo ti piace quando è notte in te. Io sarò la cicatrice ridente e corrosiva, marca da ferro a freddo, a fuoco, in carne viva. Ancora sirene, navi, un nido di serpenti che io ti incido in tutto il corpo, ma non senti. Così scrive Chico Buarque de Holanda, così canta Ornella Vanoni e così accompagna Tochigno. Siamo al massimo del massimo, credo, nella musica popolare. E c'è anche un minimo di commozione sentire dei versi. Cioè, credo che sia la canzone d'amore più d'amore che si potesse scrivere, perché questo è esattamente che una persona vuole che rimanga di sé sulla persona amata, credo. Ornella, è incominciato... Un po' crudele, ma è così. Un po' crudele, è vero. Ormai ti abbiamo preso, come si dice. Nella stessa generazione di Chico Buarque, non samba, ma sempre musica popolare, devo dire, è stata esportata più facilmente, si è espresso Roberto Carlos. Roberto Carlos in Italia ha vinto anche un festival di Sanremo, è uno di quei cantanti internazionali. Direi che in Brasile è un po' il crooner, come dicono negli Stati Uniti, cioè il cantante... No, no. Molto di più, è il Beatles. È il Beatles, sì. Vabbè. Cioè quello che ha fuso le esperienze americane con facile, la musica brasiliana. È più facile, aveva... Quando è arrivato a Sanremo è stata veramente una rivelazione, ha cantato stupendamente il pezzo di Endrigo, era... Non era il Brasile che uno si aspettava, ma questa tristezza, questa intensità che lui aveva era un'altra. Era più facile da capire subito, immediatamente, forse. Senti, Ornella. Poi la strada è stata lunga, ma insomma. Tu hai ora proposto credo, 4 dischi dove c'è tutto quello che è di bello. Vedi, Pardotti, l'industria discografica. Sì, certo. Ti ringrazio. Prego. Ornella Vanoni oggi le canto così. C'è tutto quanto di bello hai fatto. Sì, c'è la mala. Sono Tenco e Paoli,
E poi ci sono varie canzoni che hanno segnato dei momenti importanti per la mia carriera. Questo l'ho già detto a Domenica Intu, non ti offendi? Io non mi offendo per niente, siamo sempre Rai, siamo solo la madre. E ci puoi proporre qualcosa di Roberto Carlos fra Oggi le canto così? C'è qualcosa qui di Roberto Carlos? Sì, c'è Dettagli. Dettagli. Okay. Credo, tu incidesti anche L'appuntamento di Roberto Carlos. Sì, no, non è di Roberto Carlos, è di suo Erasmo. Era di Erasmo Carlos, sì. Come una famiglia. Parenti. E la scusa è sì, importantissimo, se no lui cosa fa qua? Dice io cosa fa? E la traduzione, cioè il testo italiano di Dettagli è di come dell'appuntamento. E questo noi abbiamo, è un gruppo di persone, questo non l'abbiamo ancora detto, che bene o male ognuno ha collaborato con gli altri a qualcosa. Il Brasile è un po' la mamma di tutto questo, però Bruno ha scritto i testi per Ornella, io ho scritto i testi per Ornella e per Tocchigno, Tocchigno ha suonato il disco d'Ornella. Io scriverò un Baden ha scritto Baden ha scritto con Endrigo, Endrigo ha cantato con Baden, eccetera. Ornella, il palcoscenico è tuo, si diceva una volta. Dettagli di Roberto Carlos. È inutile tentare di dimenticare. Per molto tempo ancora nella vita tu dovrai cercare dettagli così piccoli che tu non sei ancora pronto per capire, ma che comunque contano per dire chi siamo noi. Se vedi un'altra donna camminare nella tua via e ti ricordi quando c'ero io, la colpa è sua. Il ritmo bilanciato del suo passo, sonorità e dettagli, se no perché ti sta immediatamente ricordando proprio di me. Io so che un'altra donna sta inventando una frase fatta di parole come quelle che ho già detto io. Mi sembra matta. Non credo che ti voglia così tanto bene. Errori di grammatica lei non ne fa. E senza errori non si ha mai felicità. E se farai l'amore con qualcuno, fallo tacendo. Perché se dici a un'altra il nome mio, ti stai sbagliando. Non tutti hanno piacere di sentire parlare di qualcuno che non c'è. Sono dettagli che fanno capire che pensi a me. Non dirmi che nel cuore non ti resta più quasi niente. A furia di dettagli stai cambiando e già si sente. La piccola scintilla fa il grande incendio. L'amore tuo non può morire così. Comunque se hai bisogno di qualcosa sono qui. Ornella, Ornella, rimani un attimo qua. Aspetta, non capire la cosa che mi prende, è una tragedia. Cantare una canzone d'amore, c'è un'intenzione particolare o è sempre tutto routine? Cioè, come... Guarda, qui di routine oggi non c'è nulla, secondo me. C'è un'atmosfera che ti terrorizza. Sì, è tutto così che non sai. A me, che sono così una precisina, capisci? Anche emotiva troppo.
mi sta per venire un infarto, insomma, bene, Ornella, c'ho il cuore in gola. Ornella Vanoni ci richiama, grande cantante, ci richiama alla mente una grandissima brasiliana, una grande cantante brasiliana che ha terminato la sua corsa nella nostra società, nella nostra vita, ma che rimane un punto fermo di quelle grandi, della grande generazione del 65, quando il Brasile ha vissuto l'ultimo attimo democratico col presidente Kubitschek. Questa cantante è Elise Regina, la vediamo in un documento in bianco e nero al Teatro delle Vittorie a Roma, l'unica volta che è venuta, eccola lì. Neguinho na estrada, upa pra lá e pra cá, diz que coisa mais linda, upa neguinho começando a andar, começando a andar, começando a começa a apanhar. Cresce neguinho, me abraça, cresce, me ensina a cantar. Eu vim de tanta desgraça, mas nunca eu te posso ensinar, mas nunca eu te posso ensinar. Capoeira posso ensinar, ziquezira posso tirar, valentia posso emprestar, liberdade só posso esperar. Upa neguinho na estrada, upa pra lá e pra cá, diz que coisa mais linda, upa neguinho começando a andar, upa neguinho na estrada, upa pra lá e pra cá, diz que coisa mais linda, upa neguinho começando a andar, começando a andar, começando a andar, já começa a tomar. Cresce neguinho, me abraça, cresce, me ensina a cantar. Mas muito eu te posso ensinar, muito eu te posso ensinar. Capoeira posso ensinar, ziquezira posso tirar, valentia posso emprestar, liberdade só posso esperar. Ho visto un po' di commozione negli occhi di tutti, credo che... Sì, sì, sì. Ricordare Elise, vedere cantare così tan bene... È difficile vedere cantare così bene? Sì, è difficile per noi vedere lei, no? Che è andata via così presto, no? Dimenticare voi dite che la vostra vita, come diceva Vinicius, è una tristezza allegra e un'allegria triste. Allegria e triste, sì. Bene, credo che un modo per ritornare alla vita, a quello che è il vostro modo di essere, è proporre qualcosa proprio delle vostre radici. Io credo di dover presentare e di chiedere un applauso, oltre che per Azeitona e Mutinho, per questo che è stato designato il miglior percussionista brasiliano dell'anno, Papece. E miglior percussionista brasiliano dell'anno significa essere uno dei primi al mondo, perché credo che le percussioni sono la base della vostra musica. Un pezzo di bravura, quello è il Birimbau, il famoso Birimbau che ha ispirato anche una canzone a Baden Powell. E che cosa ci... No, io come lui, anche além di suonare tutto bene lo che fa, suona tan bene Birimbau, che è molto difficile, ho fatto un pezzo per lui, no? Che si chiama Un abbraccio a lui, Papete. Un abbraccio a Papete.
E Toquinho. Toquinho, questa richiama, credo, l'atmosfera del nord-est di Bahia, no? La musica più africana vostra. Sì, sì, la concentrazione Belém. Bahia, sempre Bahia. Io chiamo un minuto di testimonianza di questa musica, di una grande... Sono quattro, i grandi, li chiamate dolci barbari voi, no? Sì, sì. Gal Costa, Gaetano Veloso, Gilberto Gil e Maria Bethania. Gal Costa è una specie di tigre sul palcoscenico. Sì, in questo spettacolo. In questo spettacolo. Questo è un concerto di qualche anno fa al Sistina, una donna bellissima con tutta la sensualità della musica di Rudolf. Sì, bellissima. E canta benissimo anche. Gente que leva o peixe, peixe que dá dinheiro, curimã. É curimã, é curimã no bairro, curimã, é curimã no bairro, curimã, curimã, é curimã no bairro, curimã, é curimã no bairro, curimã. Questa era Gal Costa, un esempio della musica del nord-est. Siamo alla stretta finale della nostra trasmissione, rapidissima.
questo fiume che è passato nella vita, sì, come dicevo prima, nella canzone di Clementina De Jesus. E Tocchigno ha voluto preparare una sorpresa. C'è una persona che ha dedicato molti anni della sua vita a portare la musica brasiliana quando la musica brasiliana non faceva soldi, successo sì, ma non soldi in Italia. Un benemerito, hanno preparato un pezzo dedicato a Franco Fontana e alla sua compagna che è brasiliana. Madame Lucien. Eccoli qua, Franco Fontana e Madame Lucien. Voltatevi verso le telecamere. No, rapidamente, tu dici rapidamente, devo dirti grazie per questo pomeriggio straordinario. È stata una carrellata bellissima. Abbiamo tentato di mettere tutto. Senza retorica, devo dirti, con molta semplicità, con la sincerità con cui ti ho sempre parlato, grazie veramente, perché per me è un privilegio, è stato un grande privilegio aver lavorato in tutti questi anni sulla musica brasiliana. Anche gli impresari, come gli artisti, scelgono un cammino. Il cammino sono stati esattamente gli artisti, questa musica e gli artisti che si sono visti tutto questo pomeriggio. Per cui per me è veramente un punto di arrivo oggi importantissimo. Ora voi vi sedete qua. Vi sedete qui perché la canzone è dedicata a voi, Monsieur Fontana e Madame Lucien, è di Tocchigno ed è uno scherzo, ma è uno scherzo che c'è tutto l'animo brasiliano. Tá aí, tá aí, tá aí, pra quem quiser ver. Tá aí, meu bem, também, pra quem não acreditar. Lá vai a Madame Lucien, avec Monsieur Fontana. Quando ela vem luzindo assim, caindo de cima, e ele com seu jeito de quem não quer brincar. Lá vai a Madame Lucien, avec Monsieur Fontana. Daí, 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 pra quem quiser ver. Daí, meu bem, pra quem não acreditar. Lá vai a você, poderê, ele estrangeiro apagando pra ver, ela querendo esticar, ele maneiro tentando entender, ela tentando explicar, lá vai a Madame Lucien, a Madame Lucien Fontana, lá vai a Madame Lucien, a Madame Lucien Fontana. Você, oh, ele maneiro apagando pra ver, ela querendo explicar, ele estrangeiro buscando entender, ela tentando explicar, lá vai a Madame Lucien, até que você volta lá, lá vai a Madame Lucien, até que você volta. Siamo al momento delle dediche, adesso tocca a Bruno Lauzi dedicare qualcosa a Vinicius e Tocchigno, suoi amici di sempre. Bruno Lauzi, dov'è? Ecco qua. Bruno si accompagna da solo, con il coraggio che lo contraddistingue. E come diceva Petrolini... Ho voluto fare un finale in diminuendo, peggio per voi. Comunque, la musica brasiliana a me ha suggerito una cosa, credo un po' a tutti.
una gran voglia d'amore, d'amore anche, d'amore carnale, d'amore epicureo, d'amore, d'amore caldo. Questa canzone si chiama Fai Fai. Guarda se io devo mai passare delle ore a parlare dell'amore alla mia età. Certo non ho più 14 anni, ma il piacere degli inganni mi è rimasto per metà. E mi lascia in bocca quel sapore dolce che nessuno mi può togliere, perché, perché se fai l'amore tu vivrai finché il cuore batte dentro il petto. Fai l'amore, canterai se l'insonnia visita il tuo letto. Fai, ma si capisce, fai, mi raccomando, fai, ma si capisce, fai, fai, fai. E per questo adesso ti confesso, non ho voglia di varcare quella soglia, andare via. La mia maturità mi aspetti ancora un po' di là, e intanto fammi compagnia. Se la notte giovane ha bisogno anche di te, perché dovrei pentirmene? Perché? Perché se fai l'amore tu vivrai finché il cuore batte dentro al petto. Fai l'amore, canterai se l'insonnia visita il tuo letto. Fai, ma si capisce, fai, mi raccomando, fai, ma si capisce, fai, fai, fai. Grazie. Tutti qua, bisogna riunirsi tutti qua. Abbiamo incominciato dal grande padre Vinicius de Moraes, siamo finiti ai figli e anche ai nipoti italiani. Adesso è il momento di ricordare, credo, questo Vinicius de Moraes, questo Brasile, questa lunga strada del samba, con una festa. La festa fa parte del modo di essere brasiliano, è come la malinconia ovviamente, ma più che mai cioè saper sopravvivere, come diceva Vinicius, a qualunque cosa succede. Credo che Endrigo, Bardotti possono unirsi a questo ricordo, tutti qui, eccoli qua, Bardotti è qui dietro, Endrigo è arrivato. Abbiamo raccontato una musica che è stata nel nostro tempo importante quanto il jazz, quanto il rock. Adesso è una cultura. Forse non riusciremo a mandare in onda la sigla con i Beatles, ma credo che questa musica è grande quanto quella dei Beatles, e dalla prossima settimana ritornerà la sigla dei Beatles. Baden Powell, manca Baden Powell, Baden Powell! Yeah.
bene io e te. Ora non ha senso tirar fuori come ti pecchi. Cerchiamo insieme tutto il bello della vita. In un momento che non scappi tra le dita. E dimmi ancora tutto quello che mi aspetto già. Che il tempo esiste, perché esiste il tempo che verrà. A questo punto può nascondere l'incertezza. Ma i problemi all'amarezza, se ti cambia vale fare me. Sento crescere la voglia, la pazzia, l'incoscienza e l'allegria di morire d'amore insieme a te. A questo punto stiamo tanto bene io e te. E non ha senso tirar fuori come ti perché. Cerchiamo insieme tutto il bello della vita.